Buon pomeriggio a tutti, sono Annalisa Rosa, sono lieta di presentarvi oggi l'architetto Alejandro Aravena. Grazie mille a tutti voi per essere qui oggi pomeriggio. Alejandro è stato invitato a far parte per l'appunto dei nostri talks, un progetto curato da Maria Cristina Piedero. Le spiace molto non poter essere presente qui a darle il benvenuto, ma saluta chiaramente tutti e ringrazia. Vorrei presentarvi Alejandro. Ha curato nel 2016 la Biennale di Architettura a Venezia, nel 2008 è stato insignito del Leone d'Argento alla Biennale di Venezia e nel 2016 ha ottenuto il Pritzker Prize. Vorrei chiedervi di prestare molta attenzione alla lezione magistralis di Alejandro, perché è probabile che vi chiederà eventualmente di farmi domande durante il talk e non necessariamente alla fine dello stesso. Quindi sono lieta di lasciargli la parola. Sono molto felice di essere fisicamente qui. Una delle cose che ormai è diventata quasi una sorta di lusso, è sempre stato molto importante per me incontrare fisicamente le persone per poter scambiare informazioni, per poter comunicare. La comunicazione è quella che ti consente di avventurarti magari in un territorio ancora inesplorato e comprendere. E alla fine questo è il design è una pagina bianca, se ci pensiamo, si fa un salto nel buio, un salto nel vuoto, o comunque in qualcosa che ancora non si conosce. Per questa ragione ritengo che la comunicazione sia cruciale, quindi l'informazione è importante, la comunicazione è cruciale, anche quella non verbale, ed è per tale ragione che invoco tanto l'importanza della presenza. Dobbiamo essere tutti consapevoli per l'appunto di quanto sia importante l'incontro fisico. In questo caso in particolare non la chiamerei soltanto una lezione, le lezioni io le posso gestire, le posso erogare anche tramite una piattaforma come Zoom, mentre in questo caso io vorrei, diciamo, imprimervi un diverso carattere, dare un pochino di interazione, quindi avere partecipazione. La mia idea sarebbe quella proprio di partire con una provocazione. Ho un breve video. Dovreste vedere il QR code, progetto presentato alla Biennale di Venezia. Se si va a scansionare questo codice, presenta una versione di 9 minuti di un progetto che presentiamo alla Biennale perché va a, diciamo, a gestire, a parlare proprio di come vivremo insieme, andare ad esplorare quei percorsi ancora inesplorati, trovare delle modalità per le quali, ad esempio, si possa vivere in pace in Cile, fra le varie comunità. Fra l'altro, una delle sfide, peraltro, che stiamo gestendo insieme alla pandemia, insieme a quelli che sono in questo momento vari disagi e problemi, anche ben più gravi a livello sociale ed economico. E questo nostro che abbiamo vissuto in Cile, che ci sta sfidando in modo importante da 3 minuti. Bene, questa è una versione di 9 minuti. Questo è stato appunto chiesto dalla Biennale di avere una forma ridotta di 3 minuti e vorrei appunto poi condividere alcune considerazioni circa questo progetto, però poi vorrei che voi mi faceste delle domande. Che cosa volete sapere? Non necessariamente o solo esclusivamente riguardo questo progetto, ma in generale vorrei accogliere le vostre domande. Cominciate dunque a pensare che cosa vorreste chiedermi. Partirei quindi con la versione ridotta del video di 3 minuti. Mapuche and Chileans have always been in conflict. At the core is the question of the land. One possible clue to understand the complexity of the issue may be given by the fact that in Spanish we don't have two words for land and earth.
So we have tended to mix, as if it was the same thing, the dispute over the land, its ownership, and the historical property rights, with a deeper notion of Earth as planet. Be it for legal or cultural reasons, the fact is that violence has escalated. So, how we will live together? First, by getting to know each other. The Kunu intends to use architecture as a portal to the Mapuche world. Once the field is leveled, let's start a conversation. The Koyawe is a place that intends to reinstall the old tradition of parlies. Puede ser un camino, no estamos diciendo que es el único camino, puede ser una forma. Come vi stavo dicendo, esiste una versione di nove minuti. Ovviamente nei nove minuti vi sono alcune delle risposte, o comunque del modo in cui noi rispondiamo ad alcune di queste domande, di queste sfide. Prima di passare, quindi a lasciarvi la parola per eventuali domande, vorrei focalizzarmi su una domanda che è stata proprio sollevata alla Biennale di Venezia, ovvero come vivremo insieme. E devo dire che più ci penso, questa è veramente la domanda dei nostri tempi, di questi tempi, credo che non esista una più importante. E probabilmente Zacchi potrebbe essere insignito per tutti i premi possibili, proprio per aver sollevato questa questione nella Biennale, durante la Biennale. Perché diventa addirittura secondaria relativamente alla capacità di aver compreso anche prima della pandemia che questa sarebbe stata la domanda alla quale rispondere, in quanto sarebbe stata una domanda da gestire e noi nel nostro ruolo di architetti abbiamo qualcosa da dire a riguardo. Devo dire che è molto interessante, prima che io arrivassi qui, quindi primo di settembre, esattamente una settimana fa, sono stato invitato ad una convention costituzionale in Cile. Stiamo riscrivendo la nostra Costituzione in Cile e la ragione per la quale lo stiamo facendo è perché c'è stata questa esplosione sociopolitica in un paese che in realtà poteva essere esemplare per sviluppo, per risultati in tutta l'America Latina, proprio nella modalità in cui abbiamo gestito una serie di aspetti. Ebbene, abbiamo prodotto una tale tensione nell'ultimo periodo che in qualche modo è letteralmente esplosa in una modalità forse di cui le persone non hanno neanche avuto immediata contezza. Fino ad un livello però che la soluzione diciamo via pace, abbiamo capito, sarebbe stato solo quello di riscrivere la Costituzione e sarà quello che probabilmente infine non è garantito, ma consentirà alla società cilena di vivere insieme.
Ebbene, essere invitate, perché ovviamente appunto la Convenzione della Costituzione definisce appunto le regole di come verrà riscritta, beh, pensate a invitare un architetto. E io ho cominciato proprio la mia presentazione quando sono stato invitato, l'ho detto in spagnolo, come vamos a vivir juntos, quindi com'è che vivremo insieme. E quello che è successo è che nel nostro ruolo di architetti oggi, in realtà, noi ci troviamo di fronte a questa domanda, di fronte ad una pagina vuota. Ogni volta, come una famiglia riuscirà a vivere all'interno di quell'edificio, oppure edifici all'interno di una città-territorio. Pensate per l'appunto alla pandemia o in presenza di qualunque tipologia di disuguaglianze o di emergenze sanitarie. Bene, tutto questo diciamo che ha mostrato, ulteriormente evidenziato quella che può essere la tensione, quindi l'equilibrio, il mancato equilibrio di alcuni elementi che in effetti di solito devono averlo per poter funzionare, per fare sì che le persone possano esaudire i propri sogni nel passare da un punto A a un punto B. Bene, questo è qualcosa che non necessariamente riusciamo sempre a fare, proprio perché può impattare il bene comune e può diventare una minaccia al bene comune e quindi porre un punto interrogativo di fronte ad alcuni progetti. Nel momento in cui rispondiamo a questa domanda, ovvero come vivremo insieme, e tornando un pochino a quello che ho detto appunto alla convention, è che mentre parliamo, mentre pensiamo ai nostri progetti, vi sono sempre degli indizi, magari, che andiamo a reperire che possono consentire di rispondere o comunque di supportare nella risposta a questa domanda. Tornando alla Biennale, la domanda è sempre quella. Io credo che non vi sia davvero una domanda più pertinente, più appropriata e allo stesso tempo visionaria, ma così come altrettanto difficile. E porta con sé conoscenza, l'esigenza di saggezza e l'esigenza non solo di procedere ad una diagnosi del problema, ma anche di proporre delle soluzioni. E quindi probabilmente può quasi diventare la lente attraverso la quale io guardo e voi guardate anche adesso nel pormi le vostre domande. Bene, come posso sapere che questa è la domanda, una domanda così appropriata, così consona in questo momento? Perché ci sono circa 12 mesi che io proprio testo, diciamo, esamino questo aspetto e ogni volta che parto con questa domanda, che inizio con questa domanda, le persone comprendono immediatamente quanto faccia parte della loro problematica quotidiana. Questa non è una cosa empirica di cui vi sto parlando, io ho qualcosa che ho testato assolutamente in primis e si può applicare veramente in diversi ambiti. Se ci pensate, tutte noi e le persone appunto con le quali ho interagito reagiscono come se si rendessero conto improvvisamente che quella è la domanda a cui loro stessi devono rispondere. Quindi una domanda che durerà, che sarà sempre lì, ma che d'altronde può anche fornire un contributo importante. Pensate al contributo che ci ha dato per l'appunto la Biennale nel ruolo per l'appunto del professionista che l'ha evidenziata in prima battuta. Ora, avrei un PowerPoint, ma magari non può essere visibile a tutti. Ora però vorrei veramente capire quelle che sono eventualmente le vostre domande e fatemi sapere se avete domande, avete considerazioni, commenti. Come funziona con il microfono? Ok. Credo che
Credo che l'esempio rispetto a quello che è successo e sta succedendo in Cile lascia davvero sconvolti. Dopo 2 anni di pandemia, l'idea di cambiare la Costituzione, qualcosa che in Italia non pensiamo neppure di toccare, beh, mi sembra davvero un passo così importante. Quindi è qualcosa a cui dobbiamo pensare. L'idea del cambiamento. Credo che oggi, sì, è vero, costituisca uno dei punti cruciali, una delle argomentazioni sicuramente da evidenziare anche in Biennale, perché abbiamo così tanta paura nel nostro ruolo di architetti, designer, ma anche di esseri umani, del vero cambiamento. È possibile che oggi, qualunque cosa succeda, cerchiamo quindi un cambiamento, ecco che ne abbiamo paura. Non sto parlando di moda, non sto parlando del blu oggi che diventa rosso domani, sto parlando di modifiche importanti, di modifiche che addirittura per l'appunto vanno ad apportarsi, così come stai descrivendo, alla Costituzione. Sì, e vorrei sottolineare l'utilizzo della parola paura. Beh, quella è appunto una domanda reale, ed è vero, la società la teme, anche perché non è così garantito che si riuscirà nel rispondervi e poi nel vivere bene. È stata originata in primis da questione di disuguaglianza, che non è soltanto economica, ma è razziale, ma può avere naturalmente anche economica, ma diciamo che ha diverse sfaccettature. La vera disuguaglianza tende non solo ad essere poco misurabile, ma anche poco tangibile, perché se pensiamo alla dimensione simbolica appunto della disuguaglianza, fa proprio parte dell'equazione stessa. Se pensiamo alle emozioni si trovano naturalmente nel cuore di tutte le cose. Pensiamo ad esempio di andare a vivere in una città, è necessario trovare le scuole, trovare un lavoro, vi sono moltissimi vantaggi che possiamo soddisfare, ma pensate a che cosa andiamo a innescare nel momento in cui invece viviamo insieme dal punto di vista emotivo. Quindi cominciamo a incontrare delle persone, a conoscere, così come, non so, stiamo facendo qui oggi, interagendo in fiera. Quindi paura da una parte, ma minaccia anche, nel senso che il vantaggio, quindi, dell'incontro in qualche modo può trasformarsi in una minaccia. Ora, non necessariamente facendo riferimento all'immigrazione. Quindi le emozioni fanno parte della domanda stessa. Quindi non, dobbiamo dire che parte della società ha paura, specialmente coloro che sono nella parte più alta della curva della disuguaglianza, che si chiedono: ma forse i miei privilegi spariranno? Probabilmente ci sarà un livellamento verso dal basso, e quindi se, come dire, alcuni hanno e altri non hanno, adesso non ci sarà più questa situazione, ma ci sarà tutti non abbiamo più niente. E c'è sempre questa paura di ciò che si perde. Non so quale sia l'esito di tutto questo. Comunque, una cosa che so è che aprirsi a discutere questo è l'unico modo per poter continuare ad avere la possibilità di condividere la vita insieme. Se non ci apriamo a questo quesito, la rabbia, la violenza ci rende impossibile coesistere e convivere insieme. È come quando hai una ferita, non la vuoi riaprire, ma la vuoi coprire senza guardarla, tutte le cose che non sono ancora state decise vengono coperte e quindi ti avvelenano. Quindi questa ferita la dobbiamo riaprire anche se ci fa del male. Allora ci sono naturalmente pressioni che sono esercitate a livello dei media, come se per convenzione questa situazione negativa, e quindi c'è tutta una serie di esempi, di voci che dicono: no, non ce la faremo, sarà un fallimento. Bene, esserci stato una settimana fa mi ha portato a pensare che il mio istinto, la reazione intuitiva fosse questa la strada da percorrere. Allora, che cosa feci? Ho semplicemente condiviso alcune cose di cui ci siamo accorti quando abbiamo prodotto il Built Environment. Uno di questi, il progetto dei Mapuche, è stato il nono progetto
E molto brevemente vorrei spiegarvi quello che abbiamo visto sul video, perché probabilmente dalla situazione di conflitto si hanno delle informazioni, è controintuitivo perché non si deve mai arrivare al conflitto per poter imparare delle lezioni per risolvere il conflitto. E di fatto però è quello che abbiamo fatto, un'azienda straniera e la comunità dei Mapuche che hanno deciso di approcciarsi reciprocamente 10 anni fa. Ci sono dei messaggi qui. Uno di questi messaggi è quello di affrontare l'elefante nella stanza. Quello che lei sta dicendo sulla paura del perché non ci chiediamo delle domande strutturali e fondamentali, una cosa che abbiamo imparato nel participatory design è che non si se non si affronta la questione lì sul posto non c'è legittimazione. Uno degli attributi più importanti che farà parte della risposta alla domanda perché e come vivere insieme è la legittimità. Adesso abbiamo un accordo sulla legalità, ma non è sufficiente, deve essere legittima questa convivenza. Le cose devono essere discusse molto apertamente, anche se ci provocano imbarazzo, eccetera, altrimenti rimetteremo in essere delle regole deboli che garantiranno la soluzione su certe problematiche amministrative o diplomatiche, ma non serviranno a farci vivere insieme. All'inizio sarà una catarsi, non sarà un processo facile. Queste sono le differenze e le cose che si incontrano quando si lanciano progetti in certe comunità. Se parli con gente che non ha casa e non ha un posto dove stare, non è che la gente ti applaude perché hai fatto questo progetto. Di solito si riceve invece rabbia e risentimento perché non capendo e non sapendo identificare chi è chi, se la prendono con te perché questa gente ha sofferto di una condizione di inferiorità, di dolore per molto tempo. Questo fa parte del processo. All'inizio c'è il momento in cui ti feriscono, in una società dove la disuguaglianza regna, questo è importante da sapere. Un'altra cosa che abbiamo imparato, e questo processo vi spiega magari nella versione di questo video di 9 minuti, si parli di due progetti, di fatto non semplicemente uno. Uno nella parte più a sud del paese che si chiama il Kulu, e l'altro progetto che è quel progetto che abbiamo messo insieme a Venezia, che è il Koyagwe. Allora noi abbiamo pensato che all'inizio di questo progetto, e per così dire, c'è un altro messaggio che vi do per farvi capire quella che è la questione. Il conflitto dei Mapuche è così carico, viene dall'inizio dei tempi, dalla formazione della Repubblica. Allora, ogni qualvolta, per esempio, chiede alla gente che problema, dov'è il problema, c'è sempre un bias, quando si deve tradurre in un progetto, insomma, fra le due parti, 10 anni fa abbiamo un approccio più pacifico invece che semplicemente un approccio di violenza, eccetera. L'interazione l'unica che si è avuta è stata la violenza che sia dalla polizia, dall'esercito o comunque da gruppi estremisti, eccetera. È l'unico modo in cui si interagisce in questo momento. Quindi noi ci siamo chiesti, ma c'è una possibilità per un'interazione pacifica? E questa è la domanda che abbiamo cercato di tradurre in una proposta. A livello di incipit abbiamo pensato che si dovesse fare un progetto, e mi dispiace interrompermi ancora perché ci sono tutta una serie di fasi molto importanti che abbiamo dovuto passare per poi renderci conto di tutto questo. Presupponendo la nostra conoscenza sul progetto, la prima cosa che abbiamo fatto è stato di dimenticarci tutto quello che sapevamo dei Mapuche. Quindi ci era stato insegnato a scuola che i Mapuche erano X, Y, Z. Questo era quello che imparavamo sui libri di testo, non si chiamavano neanche Mapuche, ma Araucanos, che erano i nomi affibbiati dagli spagnoli ai Mapuche per cercare di cancellare la loro identità. Mapu, terra, c'è, gente. Quindi nei nostri libri di testo non si chiamano neanche Mapuche, ma Araucanos.
Quindi abbiamo dovuto dimenticare tutto quello che abbiamo imparato a scuola per semplicemente cominciare ad affrontare questa questione e poi dopo cercare di capire qualcosa. La seconda condizione che abbiamo chiesto per espletare il progetto è di andare nel territorio, quindi un processo di immersione territoriale. Una volta fatto questo, naturalmente, nel corso delle prime riunioni ci siamo possiamo per cortesia mostrare il PowerPoint numero 1, per favore. Eccolo qui, questa immagine che potete vedere qui, ecco, sulla destra è stata la nostra prima riunione, è stata una riunione estremamente tesa, i primi 15 minuti a Mapolungun, neanche in spagnolo, e quindi per 15 minuti non capivamo, e il problema ce l'avevamo noi da non capire quello che stava dicendo a quel punto. Potete vedere appunto la tensione anche somatica che si vede da queste immagini. Poi abbiamo iniziato a chiedere il palin, lo sport tradizionale. Allora la conversazione è cambiata, non era più una conversazione mentale ma fisica. Quando è diventata fisica, con tutti i rischi che questo comporta, scateni un modus vivendi diverso, è tattile, c'è la presenza fisica, e quindi non avevamo pianificato questo tipo di reazione, è una cosa che abbiamo capito poi in un secondo tempo. Però nell'ambito di questo processo di conoscenza reciproca, e questa è la cosa anche importante, c'era già un progetto da parte loro che avevano. Ecco. Ecco qui. Una delle cose che noi abbiamo imparato, dopo esserci dimenticati tutto quello che noi pensavamo di sapere sui Mapuche, era di ricordare che i Mapuche avevano un'istituzione, uno strumento che gestisse la controversia, il conflitto, i parleys, i cosiddetti coyacuvi. Stavo cercando di tradurre la parola parli alla biennale, che è Parlamento in italiano, ma è già politica come connotazione la parola Parlamento, è già un'istituzione formale. Ecco, questa è la situazione dove, che si verifica ben prima della creazione di un Parlamento, dove ti ritrovi e cerchi di arrivare ad un accordo, diciamo che è come dire, il primo passo di conoscenza, dove per esempio non hai neanche la lingua in comune, quindi con gli attori. O i parleys o il Parlamento era un modo che i Mapuche avevano di agire. Prima degli spagnoli avevano questo modo di mettersi d'accordo. Poi c'era un Parlamento anche con la monarchia e poi nel 1800, insomma, c'era questa istituzione dei parleys. E noi ci siamo detti, ma allora il Parli non dovrebbe essere un'istituzione da riprendere in mano proprio per gestire le controversie. Quindi noi abbiamo pensato all'inizio, ecco qui abbiamo detto, facciamo un salto avanti, creiamo un'architettura di un Parli, di un Parlamento, che l'architettura non esisteva. Non so, ecco, se c'è magari nelle note qui uno schizzo che vi fa vedere più chiaramente. Ecco, se ci possiamo fermare su quel disegno. Non c'era un'architettura, era semplicemente un modo di incontrarsi sul territorio. Allora la prova per noi da superare fu: possiamo riuscire a creare un'architettura per creare questa istituzione dove si gestiscono i conflitti, come se fosse sempre esistita, anche se non era mai esistita fino a quel momento. Questa era la prova da superare, ma quando noi abbiamo pensato, bene, questo è il nostro compito, diciamo una signora, un'accademica che era insegnante all'Università del Cile e apparteneva al popolo dei Mapuche, ci ha detto, è interessante che vogliate riportare indietro la tradizione del Coyatun, del Parlamento, del Parli, però c'era una condizione per poter avere un Parli, cioè una simmetria minima di conoscenza fra le parti contraenti che dovevano sedersi a trattare un problema. Quindi le società
non ci conoscono, che siano spagnole, cilene o locali, e cominciano a fare delle trattative non avendo lo stesso livello, non va bene. Quindi prima di entrare in una situazione di parli c'era il bisogno di conoscerci. Allora questa signora Mapuche dice: noi conosciamo bene il Cile, i cileni non ci conoscono. E allora noi abbiamo pensato che il progetto nel sud, il CUNU, fosse il primo passo, cioè dovesse essere espletato prima di affrontare la seconda fase del processo. Quindi un processo univoco divenne biunivoco dopo Veronica Figueroa Avengio ci parlò bene della tradizione dei parles. È stata cruciale e essenziale non solo per questo. E quindi abbiamo creato questo progetto biunivoco, perché bisognava tenere in mente le tradizioni e le logiche dei Mapuche che potessero di fatto funzionare come ponte o portale dentro il mondo dei Mapuche, e solo quando questo campo di azione viene livellato sullo stesso livello c'è la possibilità di sedersi intorno a un tavolo e negoziare i termini e le condizioni di questa coesistenza. Allora, se cambiamo le parole Mapuche e cileni, poveri e ricchi, destra e sinistra, fate un po' voi, insomma, ha senso che per esempio una delle grandi prove da superare in Cile adesso dopo l'esplosione sociale è che i ricchi e i poveri non si conoscono. C'è una tale segregazione che gli uni sono sempre una minaccia per gli altri, per i poveri perché si sentono abusati, per i ricchi perché dicono che i poveri sono violenti. E quindi bisogna dare un messaggio chiaro per poter riscrivere queste nuove regole del gioco della Costituzione e della convivenza, è quello di conoscersi. Ecco perché alcuni hanno parlato di questo progetto da biennale dicendo che insomma è ovvio che ci si debba conoscere gli uni con gli altri come se fosse una cosa banale. A volte la cosa più profonda, come quella di conoscerci reciprocamente, non può essere presa per scontata, e a volte le soluzioni sono semplici, un'altra cosa è implementarla. Quindi la conoscenza gli uni degli altri, quindi l'essere in grado di indossare i panni dell'altra persona, non ha soltanto a che vedere con uno scambio di comunicazione. La persona impara, apprende, c'è conoscenza, quella sicuramente è una delle sfide, probabilmente è un processo a due passi. Questo è il modo in cui l'abbiamo gestita, anche quando ho parlato alla convention. Ho proprio detto questa cosa, che a mio parere quella poteva essere una soluzione che talvolta può sembrare anche controintuitiva in qualche modo. Grazie, beh, devo dire che ha già risposto a parte della domanda che avrei voluto porre. Beh, io ricordo le parole del curatore della Biennale e ricorda probabilmente 5 anni fa c'era questa signora in cima a una scala con diversi orizzonti. Bene, io credo che oggi mi sento esattamente come quella signora, quindi... La domanda posta invece da Ciunzacchi quest'anno, lei ha provato a rispondere con questo progetto in modi diversi, ha forse un pochino cambiato anche la domanda, ma noi vogliamo vivere insieme? E la risposta sembra essere sì, vorrei la sua opinione a riguardo. Beh, interessante perché... Sì, in realtà il presupposto è proprio quello, vogliamo vivere insieme, però poi si passa a, ma vogliamo davvero vivere insieme? Sì, è giusto porsi questa domanda. Beh, per chi risponde positivamente a questo punto poi si passa al come, giusto? Alle modalità, al comprendere quelli che saranno gli strumenti che svilupperemo e che eseguiremo per avere garanzia della riuscita. Quello che però la pandemia ci ha mostrato è che talvolta non possiamo scegliere non di
di poter anche non vivere con gli altri, quindi di prendere una decisione diversa, perché quell'assumption già esiste, quel presupposto è già reale. Quindi se io voglio segregare me stesso in qualche modo da quello che è il mondo, ad esempio, che ti circonda, però partendo dall'economia, non so, a questo punto si possono creare delle barriere e ok, teniamo fuori una parte, ma con la pandemia abbiamo appunto appreso che tutto questo non è possibile, quello ce l'ha mostrato chiaramente. Quindi devo dire che l'intuizione è proprio questa, che nel gestire i nostri tempi, questa è una domanda a cui non possiamo sfuggire, dalla quale non possiamo esimerci, non, per non parlare dell'ambiente, della questione ambientale. Quindi noi dovremo vivere insieme, a prescindere. E quindi la domanda è stata posta proprio per questo motivo. Quindi da adesso in poi, dal momento che si tratta di una condizione inevitabile, a questo punto passiamo al come, giusto? E nel come noi, nel nostro ruolo di designer architetti, possiamo avere alcuni indizi interessanti. C'è un'altra domanda da questa parte. Stavo pensando, quando lei ha mostrato il breve video, stavo pensando come, base alla sua esperienza, magari è possibile anche pensare di gestire conflitti di tale natura, ad esempio, il conflitto palestinese, dove c'è per l'appunto la stessa questione del land and earth, del suolo e della terra inteso come facente parte del pianeta, per poi non parlare di quello che succede in Australia, dove vi sono ovviamente tribù che rivendicano appunto questa stessa problematica, insomma, rivendicano la propria terra e così via. Quindi, in effetti, poter mutuare forse tutto quello che è stato al ragionamento e trasportarlo in qualche modo, esportarlo in altre aree dove probabilmente i conflitti sono molto simili. Beh, credo che non ci voglia molto nel concludere che in effetti nel gestire le trattative poi con il Mapuche in effetti abbiamo già utilizzato qualcosa che avevamo utilizzato in conflitti fra cileni. Allora, l'esplosione per l'appunto c'è stata recentemente, ma devo dire che il più grande problema prima appunto prima ancora appunto di quella esplosione, diciamo, i Mapuche in realtà osservavano noi cileni che già fra di noi avevamo una serie di conflitti da risolvere. Poi è diventato chiaro molto presto che probabilmente una volta che c'è un conflitto e magari si prova a trovare delle soluzioni, quelle stesse soluzioni reperite in quell'occasione possono essere esportate altrove. La domanda però a questo punto ha a che vedere con la visibilità e qui torno alla disuguaglianza, perché devo dire, se pensiamo ad esempio la disuguaglianza economica in Europa non è così un grande problema, la differenza, diciamo, il divario fra quelli che sono per l'appunto i redditi non è così importante, però se pensiamo invece alla disuguaglianza nella dimensione culturale, beh, quella è molto molto reale. Quindi, e io devo essere sempre orgoglioso, ad esempio, di quello che sono, di come mi guardo intorno, di come so gestire il mondo, o devo invece essere sospettoso? Che cosa intendo dire? Ovvero, l'essere sospettoso circa il beneficio del dubbio. Molto spesso noi non diamo il beneficio del dubbio all'altro. Questo perché costituisce minaccia, ergo diventiamo sospettosi. Diciamo che le ragioni possono essere veramente tante di tipo razionale e così via. E tutto questo molto spesso poi innesca conflitti. Quindi come gestire quella questione? Torno di nuovo all'esempio dei Mapuche. Beh, innanzitutto conosciamoci. Gruppi etnici diversi, culture diverse che interagiscono, se io non le conosco, sono una minaccia, è un loro.
Nel momento in cui invece noi riusciamo a creare, e qui nuovamente entriamo nella gestione della progettazione della città, degli spazi pubblici, prendiamo anche l'importanza dello sport. Lo sport è un'opportunità per conoscersi nuovamente, non è una garanzia, però nel momento in cui si comprende che alcune cose non saranno così tanto minacciose, ma hanno veramente a che vedere con la tua modalità di osservare il mondo esterno, a questo punto abbassi un pochino il livello delle difese e offri questo beneficio del dubbio. E questo avviene in maniera assolutamente reciproca e si va a livellare per l'appunto quel field, quindi quel campo di interazione, solo a quel punto si va ad allentare anche la pressione che può generare in una esplosione, perché crea le condizioni che una volta che vengano riconosciute, ad esempio, si riconosce il valore in una persona, in una società, beh, può cominciare a rispondere alla domanda del come viviamo insieme. Andare a livellare il campo è sicuramente una delle condizioni. Il progettare le città in una modalità può essere un'altra, perché mettere le persone vicine significa probabilmente creare un pochino di attrito, ma d'altro canto può anche costituire una delle soluzioni. La città è fatta di diverse dimensioni. E diciamo che possiamo utilizzarne diverse per parlare di uguaglianze e livellarle, senza pensare ad esempio al reddito, ma se pensiamo alle infrastrutture, all'edilizia, agli spazi pubblici, queste sono tutte modalità che ci aiutano in qualche modo a livellare per l'appunto il campo di azione. Altra domanda? Forse ne ho due di domande. Le conseguenze? Quindi cosa succede dopo questo progetto nel gestire anche la questione delle tradizioni, di un patrimonio, di tutto quello che appartiene a una cultura? Magari lei ha già risposto a questa domanda mentre ci mostrava alcune delle immagini, quindi delle conversazioni con i Mapuche. Mi chiedo però, come si gestisce? Ad esempio, la problematica dell'appropriazione culturale, che molto spesso è alla base per l'appunto del patrimonio culturale, delle tradizioni di un popolo, di una comunità. So che i Mapuche, peraltro, non sono molto semplici da, diciamo, da gestire quando si tratta di avere un dialogo e conversazione. Un'altra domanda, nel contesto invece del design, innovazione, anche qui a Milano, mi sto chiedendo quale potrebbe essere un apprendimento che ci portiamo a casa rispetto a questo progetto che ci viene presentato, che ha a che vedere con razzismo, con problematiche interculturali e così via. Come può diventare utile e interessante in un contesto in cui si parla di innovazione applicata al design, in una società che continua a crescere, a svilupparsi dal punto di vista economico, perché alla fine lavoriamo tanto sul profitto e per il profitto. Allora, sto pensando un pochino a voce alta. L'appropriazione culturale. Beh, due cose mi vengono in mente. Beh, per prima cosa, se si ha un'architettura è possibile appropriarsene. Se l'architettura non esiste, bisogna inventarla. Quindi la minaccia risiede nell'appartenenza culturale o nell'invenzione stessa, perché ti puoi appropriare di qualcosa che già esiste. Nel momento in cui la cosa non esiste, la sfida assume un diverso, insomma, un diverso aspetto. Perché ero nervoso in questo progetto? Beh, perché è stato il progetto dove, devo dire, non avevamo assolutamente idea di come procedere, non avevamo riferimenti, non avevamo indizi, non avevamo, diciamo, qualcosa in mente di come sarebbe stato percepito rispetto al fatto che non esisteva ancora. E questo è un aspetto. L'altra cosa, sempre relativamente alla preparazione culturale, quindi cosa succede? Si prende qualcosa da un, ma magari si impara anche la tradizione di una comunità, la si estrapola
e quell'estrapolazione viene utilizzata a vantaggio di qualcun altro in qualche altro posto. Quindi la nozione di estrapolazione, di estrazione, si applica non soltanto nell'ambito dell'appropriazione culturale, ma anche non so, in altri settori, ma anche nel settore dell'estrazione proprio mineraria, se ci pensiamo. E ad esempio, pensiamo a quanto senso abbia questa dichiarazione nell'ambito ambientale, quindi la produzione, la produttività, si fa qualcosa a beneficio di qualcuno che si trova in un posto diverso rispetto a dove la cosa è stata prodotta. Questo perché ci può essere appunto un impatto negativo, ma ci sono dei benefici. Ma i benefici, mettiamo, i benefici sono astratti, non lo so, perché si tratta di una commodity, quindi se ne parla a livello di una borsa, ok, a questo punto diciamo è una questione, e qui veramente si può creare del danno straordinario, perché in realtà quel danno non è a quel punto neanche misurabile, ma tutto questo è vero fino a quando le conseguenze non cominciano ad impattare seriamente. Quindi le conseguenze dell'estrazione, della sovraestrazione mineraria, ad esempio in Australia, finiscono ora per impattare in maniera ampia, insomma, un pubblico sempre più numeroso. A questo punto diventa una minaccia, e quindi la necessità di preoccuparsene. La modalità con cui abbiamo approcciato, e nuovamente sto cercando di in qualche modo di parlare a voce alta qui, abbiamo messo al servizio delle domande alcune delle conoscenze che avevamo, e questa conoscenza è stata in grado di trasformarsi in forme, in un ambiente costruito, e in forze che abbiamo riconosciuto, forze del tipo filosofico, culturali. Quindi, e l'ho già detto, l'avete visto probabilmente molto rapidamente mentre scorrevo le diapositive, esisteva un progetto là. Comunità voleva un centro culturale, voleva un auditorium, voleva un mercato, un piccolo albergo, un piccolo hotel. Diciamo, c'era un'ampia gamma già di esigenze che avevano portato avanti, esisteva già un edificio, e quindi la domanda originale era: possiamo avere tutte le varie autorizzazioni municipali per poter procedere? Ebbene, nel momento, ecco, io ve lo dico da outsider, quindi da persona esterna, a questo punto da outsider puoi avere il vantaggio di avere il quadro molto più ampio davanti. Quando sei all'interno, magari ti manca proprio questo, ti manca questa visione generale, ti manca il contesto più ambito, però invece da persona esterna non conosci le regole che già esistono fra le varie comunità. Quindi questi sono vantaggi e svantaggi, ma da outsider c'è un altro vantaggio, che non ti manca il contesto. Il nostro contesto, quindi al di là per l'appunto delle autorizzazioni municipali, a noi mancava il problema della tensione, della possibile violenza che avrebbe potuto scalare. E qui avevamo dato il beneficio del dubbio in tal caso. Abbiamo compreso che questo processo a un certo punto avrebbe dovuto seguire alcuni passi, quindi prima di poter andare avanti avremmo dovuto fare dei passi indietro, conoscerci e così via. In questo piccolo programma che avete visualizzato, beh, sembra quasi una piccola città, giusto? Non sembra un edificio, ma sembra quasi che stiamo descrivendo una città, e una città deve avere un atto di fondazione, e questo è qualcosa che viene in qualche modo, che viene già in qualche modo previsto, nel senso che ha quella forma quadrata con quella cosa al centro e così via. Quindi la pertinenza era importante. Ma i Mapuche non avevano città, quindi non hanno città. Sono molto bravi a leggere il territorio, sanno leggere cose che noi non sappiamo leggere a volte, e questa è una cultura, peraltro, da cui possiamo apprendere la loro
diciamo, idea, consapevolezza di sostenibilità, perché loro hanno una conoscenza del territorio che è molto profonda. E ad esempio, se c'è un qualcosa di malato all'interno, beh, loro sanno leggere qualcosa che noi magari perdiamo. In tutti i casi, però, questo è atto, diciamo, per poter creare questa città, diciamo, è uno di quelli che devono essere conosciuti, poi ognuno ha i propri. Quindi come potevamo passare quindi e incorporare questo atto? E quello è stato il momento in cui abbiamo fatto il grande salto nel vuoto. Ecco, volevo saltare a questa immagine. Ci siamo recati nel territorio, processo immersivo, abbiamo capito che indipendentemente da quello che pensavamo noi, avremmo dovuto riuscire a fare qualcosa comunque di diverso. E dopo la prima riunione, la conclusione di questo processo di interazione, e eravamo assolutamente tesi per questo, nel senso che non stavamo costruendo l'edificio che si aspettavano. Abbiamo portato questa cosa, questo modello fatto di Shanghai, di bastoncini, che non aveva nulla a che vedere con l'edificio che si aspettavano di avere. E comunque la prima reazione fu sì. Ok, non sappiamo cosa sia questa cosa, ma è questo che vogliamo. Allora, che cosa sia accaduto in quel momento non ho assolutamente idea. Direi intuizione, che è una cosa che viene dalla nostra professione, innovazione, è forse il ruolo dell'intuizione, dove ti rendi conto che sai molte più cose di quanto tu sappia di sapere consciamente, cioè catturi un sacco di cose, ma è un momento rischiosissimo, perché noi ancora una volta avremmo potuto, noi Wincas, cioè noi cileni, avremmo potuto estrapolare una cosa che loro avrebbero detto non è ciò che vi abbiamo chiesto, non è successa questa cosa, è successa una cosa completamente diversa. Posso scommettere che probabilmente noi abbiamo capito che il primo approccio fosse simbolico, non economico. Noi cileni abbiamo sempre pensato, non noi, non la società necessariamente, ma il governo pensa, beh, questa è la regione più povera del paese, quindi diamogli sostegno economico, incentivi, anche se l'intenzione è buona, non si focalizza il punto. La domanda da farsi è: prima dovete sapere che noi esistiamo, quindi domanda simbolica o questione simbolica, prima di descrivere gli attributi di questo prodotto di design, è che noi volevamo far sì che il tutto fosse reso visibile, no? Non una cosa che assomigliasse a una piazza indiana, ma una cosa verticale che potesse essere vista, perché nel momento in cui tu riesci a vedere una cosa c'è un'identità. La questione è che appunto il concetto si basa sugli spazi religiosi circolari dei Mapuche, che viene a essere portato quando si festeggia in giugno, non in gennaio, l'avvento del nuovo anno con una cerimonia specifica, quando di fatto si è avuta la colonizzazione, è quella di dicembre, ma tra il 21 e il 24 giugno c'è il nuovo anno dei Mapuche. Questo era il punto di partenza, è un cambiamento. E quindi sulla base di questo spazio quasi circolare di entità religiosa e cerimoniale, io credo che gli spazi circolari sono connessi al fatto che la Mapuche è una cultura orale e non scritta. Per esempio questo spazio qui, stavamo commentando proprio prima della riunione, se ho qualcuno dietro le spalle qui, per voi è ingiusto che io vi dia le spalle. Magari sì, potete vedere il mio viso sullo schermo, ma però non mi sto rivolgendo a voi quando parlo. Allora
in una cultura orale lo spazio sarebbe stato rotondo, io sarei stato in periferia, non al centro, e in una cultura orale questo ha una sua ragione d'essere. Per chi ci vive ha importanza, la distanza massima è dove si riesce a sentire la mia voce senza il microfono, che è uno strumento tecnico. Quindi questo dà la misura per questo spazio circolare, visto che è uno spazio cerimoniale abbiamo dovuto piazzare 80 falò per le 80 comunità che avrebbero festeggiato, e in un cerchio di questo genere non c'era abbastanza perimetro per avere questi 80 falò, e quindi diciamo che da sopra è quasi un cerchio, lo si vede quasi un cerchio, non lo è, però la cosa che volevo dire a questo proposito è che la prima proposta è stata una struttura che non è mai esistita, anche se si basava su questa impronta circolare, comunque i pali, il modo per strutturare questi pali era di concezione totalmente nuova. Comunque noi abbiamo portato, diciamo, una specie di schizzo tridimensionale, e dopo la risposta che è stato sì è questo, la seconda reazione fu no, ma è sbagliato. E io ho chiesto perché, perché deve essere orientato dove sorge il sole, e noi una cosa che abbiamo imparato nel corso del processo è che l'est era importantissimo per i Mapuche, quindi noi abbiamo orientato il progetto verso l'est, e uno dei capi della comunità ci ha detto sì, però dal 21 al 24 di giugno il sole non sorge esattamente all'est, è un pochino fuori dall'est, e quindi la realtà dell'alba di quei giorni specifici è esattamente in quella direzione, e noi rispondemmo a Fidel e non lo cambiamo. Tu sai delle cose, io so altre cose, magari non riesco a strutturare una cosa in verticale con cose che durano e non spariscono nel giro di una stagione, tu invece sai altre cose, ho bisogno della tua conoscenza per avere un progetto convergente, e il progetto stesso divenne un parlamento, un koyaktun, io dico una cosa, loro registrano con un'altra, quindi è uno strumento di conversazione scollato completamente, è una specie di schizzo preliminare non ancora terminato, quando si è in una fase preliminare del lavoro alcune cose sono chiare, altre no, ci sono delle cose cruciali chiare, ma poi ti lascia spazio per il dialogo, un processo di questo genere, quindi il processo di design è stato un dialogo di per sé, questa è una cosa che noi abbiamo esplicitato alla Biennale, non si tratta di un progetto dove meno cose hai meglio è, quindi il minimalismo, no, è un progetto di quasi il moral-less, cioè quasi un cerchio, quasi orientato all'est, la moral-lessness, cioè l'approssimazione, quello di creare un sistema che è abbastanza aperto per usarlo come negoziato, come convergenza della conoscenza, ecco perché non è un'appropriazione culturale, perché noi stessi non saremmo stati in grado di creare queste strutture da solo, e neanche loro, grazie al nostro incontro siamo riusciti a creare qualcosa. Quindi approssimazione, e purtroppo abbiamo poco tempo, ma voglio dirvi un'altra cosa, grande sorpresa, una volta costruito tutto e una volta che ci siamo recati appunto a consegnare questo progetto che verrà inaugurato il mese prossimo con tutti gli esponenti della comunità, perché abbiamo dovuto seguire tutta una serie di fasi molto attentamente, e quando ci recammo lì i capi hanno detto ma guarda, questo progetto non è più neanche una fondazione simbolica di una piccola città, ma è un memoriale. E il motivo per cui è un memoriale è perché il nome della città, Lonko C'è, Lonk è la testa, C'è è la gente. Noi pensavamo che questo fosse un territorio dove i capi, la gente importante, i capi della comunità vivevano qui, e c'era appunto localmente la presenza di tanti capi saggi, ecco perché probabilmente Lokoce viene da questo. Ebbene, questo
altro uomo, sempre Fidel, mi disse, ho sognato una cosa e mi sono ricordato una storia antica che riguardava questi capi che una volta sono stati invitati a una riunione negoziale in quel Parli, e in quel Parli o qualsiasi cosa fosse, sono stati decapitati e impalati. E quella storia praticamente si era persa, però lui si ricordò la storia del passato attraverso quel suo sogno, quindi questa costruzione con tutti quei pali diventava un memoriale delle teste di tutti questi capi che adesso vengono onorati. Ecco perché c'è un palo più grande e poi c'è una parte dipinta di blu, perché diciamo tende verso il cielo. Come avrei potuto mai io essere a conoscenza di questa storia che nessuno neppure tra di loro si ricordava? E quando una cosa di questo genere, accade, è la cosa più lontana dall'appropriazione culturale, perché è come dissolvere se stessi dentro qualcosa che cattura delle lunghezze d'onda. E non voglio fare l'esoterico qui, perché ci sono bilanci preventivi, politiche pubbliche, eccetera, e noi eravamo anche delle restrizioni di fondi, eccetera, però la condizione umana deve entrare nel sistema, altrimenti non è più vita e chissà che cosa, solo sopravvivenza. Quindi praticamente ancora una volta questa questione di essere attenti con ciò che si sa e ciò che invece si riesce a rendere intrinseco nell'apprendimento non può essere tanto lontana dalla minaccia che è stata citata, cioè non avvantaggiarsi delle cose. E come ultimo commento, c'è stato un articolo che è stato pubblicato da alcuni esperti di antropologia, di architettura, eccetera, che appunto dicevano c'è la appropriazione culturale, eccetera, eccetera. Prima di andare alla convenzione costituzionale, chiamai il leader Mario Mila, che è un capo molto rispettato della comunità, e gli ho detto: guarda, ci sarà una riunione, voglio presentare questo progetto, ti va bene? Perché è un argomento molto delicato, non è semplicemente non si può senza appunto chiedere alla comunità. E lui mi ha detto: sì, certo, perché qui abbiamo esplorato, e lui ne parla nella ultima parte del video, potrebbe essere una delle strade, non la sola, per avere la possibilità di un riavvicinamento pacifico, ma devi appunto divulgarlo. Ho ricevuto questo articolo da queste signore, qualcuno che parlava a loro nome difendendoli, ma senza rispetto. Dice: c'è una conoscenza o addirittura più saggezza implicata in tutto questo. Ancora una volta, se non la smettiamo, in modo particolare a livello intermedio dei commentatori della società che a nome di altri, fra virgolette, vogliono programmare la loro vita e il futuro, il nostro obiettivo invece è lasciare a loro la libertà di parola. Non voglio essere l'ambasciatore del popolo dei Mapuche, io voglio solo divulgare con voi quello che dobbiamo fare se vogliamo ottenere una coesistenza pacifica, e spero che sia un messaggio che possa essere rielaborato e anche una grande lezione che noi abbiamo imparato da questo progetto. Abbiamo quasi terminato. Grazie, grazie.